Consiglio la proposta come da indicazione presa nel corso dell'ultimo incontro dei capigruppo, una proposta già concordata nei vari passaggi proprio con tutti i capigruppo, quindi non le illustrerò nei dettagli, però faccio magari qualche considerazione a margine. La considerazione a margine è che stamattina e in questi giorni stanno arrivando una serie di delibere dai vari consigli comunali, sia di Vercelli che di Biella. Il consiglio comunale di Vercelli è deliberato sono quelli 2 giorni fa, la provincia di Biella sta deliberando adesso, questa mattina. Molti comuni hanno già mandato la comunicazione, e questo è certamente un aspetto positivo. Bisognerà capire quanti comuni la presenteranno. Dico questo perché è evidente che tanto maggiore è il numero di comuni che presentano questo, tanto più evidentemente questo tipo di proposta potrà avere la possibilità di avere successo al CAL, alla Regione o al Governo. Ho detto questi tre luoghi perché il CAL e la Regione sono i luoghi dove dovrebbe maturare la condivisione del territorio e il Governo di fatto è quello che decide. Proprio ieri abbiamo portato in giunta, l'ho detto ai capigruppo che sono trovati ieri pomeriggio, la proposta di ricorso verso la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 di luglio. Questo perché il Consiglio di Autonomie Locali non si è espresso sul tema del riordino, si è espresso su altri tipi di ricorsi. E però ecco, noi dobbiamo valere e tutelare le nostre esigenze. La prima è la questione che abbiamo discusso in tante sedi, questione del debito. Noi siamo una delle province meno indebitate in Italia, le province piemontesi sono le province in assoluto più indebitate d'Italia, capite? Poi se guardiamo quelle vicino a noi arriviamo ai massimi livelli in Italia. Peggio sta Verbania in termini assoluti, poi la seguo Biella e subito dopo Novara. Ho già detto e dichiarato anch'io che immaginare domani mattina un quadrante vorrebbe dire immaginare da domani mattina far nascere dopo Cosenza e forse Catanzaro anche la provincia in assoluto più indebitata d'Italia, il che avrebbe davvero dell'incredibile per noi vercellesi. Ribadisco anche in consiglio comunale, in consiglio provinciale, il fatto che non c'è stato mai nel corso di quest'ultimo anno un tentativo, un accenno, una volontà più o meno dichiarata di creare sul quadrante un progetto, un percorso strategico, mai. I dialoghi sono stati portati avanti anche con i colleghi di Novara, il sindaco di Vercelli, so che ha contattato il sindaco di Novara, ma non c'è mai stata nessuna apertura. E voi sapete perfettamente che tra Vercelli e Novara c'è una competitività territoriale su molte situazioni delicatissime e importantissime, dalla sanità ai rifiuti, all'università, alle infrastrutture, che è evidente che vedono oggi il nostro territorio competere con quello di Novara. Quindi non essendo arrivato nessun tipo di progetto, di programma, potremmo parlare di grande quadrante, ma alla fine noi non capiamo cosa vuol dire. È evidente che la scelta più logica e più ragionevole è quella di tornare a ragionare con Biella. Al CAL io avrò 2 incontri ancora, oggi pomeriggio e la settimana prossima. Però è evidente che questo è un messaggio che ho detto anche all'Unione Province Piemontesi. Se non c'è il rispetto della legge, delle norme statutarie, a partire dall'associazione degli enti locali, vedi ANCI, UNCE, nel nostro caso Unione Province Piemontesi, e non c'è il rispetto della legge, delle norme da parte del CAL, non ha senso partecipare a questi organismi. Io dirò al Consiglio di Autonomia Locale, se non c'è come punto di partenza il rispetto della legge appena emanata,
dell'articolo 5 della Costituzione italiana, dell'articolo 133 della Costituzione italiana, che parlano, che dicono proprio che le iniziative devono partire dai comuni. E mettendo insieme la Costituzione italiana, la Carta dell'Autonomia, il testo unico, mettendo insieme l'articolo 17, è evidente che una proposta che parte dal territorio di Vercelli, di Biella, condivisa dai consigli comunali, non può non essere accolta. Non può non essere accolta. Nel momento in cui non la accogli, tu non rispetti la Costituzione italiana, tu non rispetti le leggi. E sarebbe una cosa di una tale gravità che è evidente che io non posso pensare, immaginare di partecipare a un organismo come il Consiglio delle Autonomie Locali che nel suo nome porta le autonomie locali, cioè il rispetto, la tutela, la valorizzazione delle autonomie locali. Quindi quello che dirò è questo. In questo momento voi sapete che i numeri sono a nostro sfavore perché tra Novaresi, tra quelli di Verbania che hanno un problema inverso al nostro, nel senso che loro hanno una idiosincrasia tale nei confronti di Novara che non vogliono assolutamente stare sotto Novara e per questo cercano un'alleanza con altri territori di Biella e di Vercelli. Capito? Siamo solidali nei loro confronti, cercheremo di aiutarli, ma sui temi importanti, perché no, valutare le collaborazioni anche con Novara, con Verbania, di quadrante, proprio per, nell'ottica di fare massa critica tra le piccole realtà del Nord Piemonte, però visto quello che è accaduto in questo anno, quindi che non si è cambiato anche il sistema elettorale delle province, sulle funzioni c'è poco, a questo punto che senso ha creare delle grandi province d'Italia? Nessun senso, sminuisci, violenti l'identità dei territori e come dire, non è... non dai nessun tipo di non dai qualcosa in più davvero ai territori che verranno impoveriti come tutte le sasse e isolati. Quindi io l'auspicio che posso avere è certamente che anche questa nostra delibera possa servire. È fondamentale, lo dice la Costituzione italiana, che siano i comuni. Noi non abbiamo fatto ricorso dicendo vabbè, accogliamo il fatto che sia il CAL espressione della volontà dei territori, ma se il CAL non accoglie la volontà dei comuni, come dice la Costituzione italiana, a questo punto cade tutto. Quindi è logico da parte nostra andare a ricorrere per far valere i nostri diritti e il rispetto della Costituzione italiana, che siano i comuni a esprimersi. Loro, quando i padri costituenti nel 1947 scrissero la Costituzione italiana, inserirono questo passaggio: la proposta legislativa deve nascere dopo l'iniziativa dei comuni, quindi l'iniziativa deve partire dal basso, dicevano i costituenti italiani. Se oggi lo Stato italiano ribalta tutto e va all'inverso, è evidente che commette un gravissimo errore e una gravissima violenza nei confronti dell'identità e dell'autonomia dei territori. Solo pochi minuti, perché credo che su questa vicenda abbiamo già avuto modo di esprimerci in più occasioni. Non so se stia funzionando o meno. Prima sì. C'era. Noi sosterremo e voteremo questo documento, questo ordine del giorno, questa delibera del Consiglio Provinciale, perché siamo anche noi convinti che in questo momento, e data la situazione attuale, la natura delle nuove province, l'ipotesi di riaggruppamento di Vercelli e di Biella sia la scelta preferibile e che meglio risponde alle esigenze del nostro territorio. Non possiamo non ribadire che il percorso con cui ci si arriva è un percorso sbagliato, lo abbiamo già detto in più occasioni. Non si può pensare di rivedere la struttura istituzionale di un paese con una serie di interventi più o meno a gamba tesa e spesso volentieri inseriti in norme che poco hanno a che fare con la sede istituzionale, ma che in realtà riguardano nella sostanza il contenimento delle spese e ipotesi di risparmio per lo Stato centrale e per i vari livelli amministrativi sul territorio. Questo documento è stato già visto in sede di capigruppo, l'abbiamo discusso, l'abbiamo in qualche modo condiviso in buona parte. Sono contento, sono felice che
siano in aumento i comuni, i consigli comunali che si stanno esprimendo su un testo in qualche modo simile, che riprende quelli che sono i contenuti di questa delibera, perché in assenza di un altro strumento che sarebbe forse dovuto essere quello più opportuno, cioè la possibilità di esprimersi direttamente da parte dei cittadini, i consigli comunali quantomeno sono quello strumento, quel soggetto, quell'istituto che può dare migliore rappresentanza e voce alla cittadinanza. Noi abbiamo, il Partito Democratico, sabato pomeriggio, ha tenuto una propria assemblea provinciale, durante la quale è stato poi votato un ordine del giorno che riprende alcuni di questi temi, ovviamente poi con motivazioni e con ragionamenti che sono di natura più politica e meno legati alle forme dell'istituzione provincia che qui stiamo rappresentando. È emerso però un elemento forte che io credo che non spettasse al Presidente della provincia, ma spetta invece al Consiglio provinciale, e cioè di rimarcare in un qualche passaggio di questo documento il ruolo di Vercelli come capoluogo. Pertanto noi avremmo intenzione ovviamente di sostenere e votare questo documento con la presentazione di un piccolo emendamento che proponiamo all'Aula e al Consiglio. Se volete posso provare a scrivere una riga e poi lo... Io direi che il punto 2 di proporre che la denominazione nuova provincia sia provincia di Vercelli e Biella e che il capoluogo della nuova provincia sia il comune di Vercelli. Un capoluogo sia una nota tecnica anche in termini di emendamento, se vogliamo chiamarlo così, proprio nel dispositivo, dico per cautela, di proporre al Consiglio d'Autonomia Locale di Piemonte di proporre al Consiglio d'Autonomia Locale e alla Regione Piemonte. Lo dico perché se non passasse nulla al CAL è importante che arrivi anche alla Regione. Grazie. Quindi ha chiesto di intervenire il consigliere. Relativamente al fatto che i numeri nel CAL in questo momento sono, diciamo così, non particolarmente favorevoli alla nostra proposta. Qui c'è una singolarità, che questo provvedimento potrebbe essere votato sulla testa dei proponenti. Noi non chiediamo nessuna deroga, noi chiediamo di poter fare quello che la legge consente, quindi non chiediamo un'eccezione. Da un punto di vista politico, che qualcun altro venga a fare il modernizzatore in casa nostra, quando per esempio con la città metropolitana c'è una finzione giuridico-organizzativa così pacchiana che insomma fa veramente ridere i polli, cioè sarà una provincia dimezzata nel senso dei poteri, ma non è che scomparirà il sindaco di Torino, di Grugliasco o di Settimo. E quindi che senso ha, diciamo così, aver accettato quello e voler imporre in nome di un'astratta modernizzazione a due territori che nella grande maggioranza delle sue componenti e istituzionali, i municipi e sociali imprenditoriali si sono espresse in una certa direzione. Certo, se ci fosse una dinamica dilaniante tra di noi, tra noi e Biella o all'interno di queste realtà, allora potrei capire che insomma ci sarebbe, diciamo, buone ragioni anche politiche per diciamo investire su un'altra soluzione. La seconda cosa è che in effetti la vicenda, diciamo così, parlamentare di questo provvedimento è frutto di un percorso piuttosto contorto, la cui parola fine non è ancora stata scritta, anche perché, come sapete, pendono ben 7 ricorsi di regioni diverse in ragione del primo provvedimento, quello del Salve Italia del dicembre scorso, e quindi potrebbe anche questo, diciamo, rimettere in discussione tutto. Però certamente se si voleva fare un provvedimento che aveva una dimensione organica, la via maestra sarebbe stata quella di approvare la Carta delle Autonomie,
e poi sulla base di questo allora sì, ridisegnare funzioni, competenze, risorse, ma senza questo provvedimento si rischia veramente di fare qualche cosa che potrebbe non avere capo né coda. Voglio però un ultimo invito, è che spero che i nostri rappresentanti del PNAL, del CAL, siano una falange macedone, riguardo in particolare il Presidente, perché altrimenti certo se ci fosse già una diversificazione nella nostra stessa rappresentanza, insomma offriremmo certamente qualche appiglio ai modernizzatori che operano in casa d'altri, quindi è un invito forte insomma a quei rappresentanti che non si sono ancora pronunciati esplicitamente a seguire quello che il territorio nelle sue varie articolazioni ha ben diciamo espresso e ben indicato. Il mio partito un anno fa ha raccolto le firme per l'abolizione delle province, che benissimo loro tacciati di populismo, forse quella proposta avrebbe costretto tutti a una rivisitazione complessiva del ruolo delle province e di tutte le altre organi di amministrazione locale. Nella situazione attuale però il mio appoggio alla proposta di questo Consiglio è totale e incondizionato, quindi io sono con questa amministrazione, con il Presidente Barcellotti. La situazione attuale è che non c'è nessun motivo per cui una provincia come quella di Vercelli-Biella, che rispetterebbe in pieno i limiti, i parametri imposti dal decreto Monti, debba invece essere raddoppiata, ampliata per essere annacquata in un'altra una realtà più grande che non verrebbe vissuta in nessun modo come propria dalle popolazioni, né dalle amministrazioni né dai cittadini. Spero anch'io, come ha detto Boba, che non ci siano defezioni almeno in tutta la nostra parte, tutti i nostri amministratori, e che il progetto abbia senso. Grazie. Sì, io volevo, non la farò lunga perché le cose dette sia dal Presidente, sia da Portinaro che da Boba, no, le sono condivise. Volevo aggiungere che oltre al mio voto favorevole a questa proposta, perché vuol dire tornare al passato, vuol dire rivisitare una provincia che era già su quelle dimensioni, che funzionava, e credo che l'errore grande sia stato quello di aver voluto spaccare queste province. Anche qui sono state delle scelte a volte clientelari, perché in un momento di enfasi si potevano creare nuovi poteri, e quella è stata la decisione, che è stato un po' il leitmotiv che ha creato quella decisione. Volevo aggiungere che in qualità di sindaco io ho riunito il Consiglio Comunale di Cigliano mercoledì sera, e devo dire che con soddisfazione che è passato con un voto contrario, proprio perché questo consigliere non è favorevole alla provincia, non tanto provincia del quadrante o nuova provincia, dicendo contro le province, le aboliamo, e questa è una motivazione. Devo dire che Cigliano è favorevole, credo che abbia già inviato il documento di approvazione. Esecutività di questo arco. Abbiamo 20 favori. Passiamo al punto 5.